Io ho 49 anni che faccio questo lavoro, quindi ho iniziato da ragazzina e ho anche insegnato come insegnante di estetica per qualche anno. Normalmente la nostra categoria, parrucchieri ed estetisti, estetiste, hanno sempre viaggiato insieme. Invece adesso questa cosa, cioè, che per me è una novità, sinceramente, e non la ritengo opportuno. Un'ingiustizia vera e propria. L'umore è pessimo, sicuramente, specialmente per le persone corrette, che voglio dire, paghiamo un affitto, paghiamo le tasse, paghiamo tutto. Ho già preparato regali per le clienti affezionate, come tutti i Natali, un pensierino, cioè un qualcosa di carino. I miei collaboratori sono a casa, oggi verrà un massaggiatore a due clienti e basta, finisce così. Sabato viene eliminato. E tutti quelli della settimana verranno eliminati. Parrucchieri aperti, estetisti chiusi, lei un po' come, cosa ne pensa di questa differenza? Beh, certamente il contatto tra la cliente è notevolmente pericoloso, secondo me, quindi è giusto. Parrucchiere, noi abbiamo due reparti di lavoro dove praticamente serviamo tre clienti e ne potremmo servire nove, quindi abbondantemente oltre i 3 metri la distanza una dall'altra, ecco, quindi si può vedere, noi utilizziamo una poltrona, poi andiamo un'altra, quindi oltre i 3 metri, quindi con attenzione con le mascherine idonee trovo che sia giusto lavorare, perché problemi non se ne dovrebbero creare, perché è giusto che manteniamo queste distanze, quindi noi alcune volte abbiamo delle clienti che vengono accompagnate da familiari, eccetera, e gli facciamo fare un giro, tornare quando le signore sono pronte. La gente non ha capito ancora se può uscire nella stessa città e se possono venire, perché abbiamo delle clienti anche che vengono da fuori Milano, proprio ieri ne sono venute tre che abitano nell'Interland. E non c'è molta chiarezza, però si sta praticamente si sta vivendo un momento di incertezza, ecco, anche perché non è chiaro mai quello che sono questi decreti, c'è sempre qualcosa che manca. Come parrucchiere sì, come estetica assolutamente no, anche perché non essendo possibile lavorare noi mettiamo le persone in cassa integrazione.